Allora, partiamo un attimo dal titolo Kvetch, che suona parecchio strano, i comuni mortali. Sembra un po', per dirlo alla milanese, i bagai che diventano Kvetch, cioè un po' un ossimoro. Invece è una parola ebraica che significa tutt'altro, significa letteralmente piagnistei, quindi le lamentele reiterate. In realtà è un No. testo estremamente ironico. È complicato, cioè è molto, no, è un testo abbastanza complicato perché tendi a perderti, a non trovare il filo del discorso nel corso dello svolgersi di tutta la scena. In realtà poi dopo è un'evoluzione dei pensieri di ciascuno. Il contesto storico è una società ebraica americana degli anni 70, più o meno. Anche se il contesto storico entra poco nelle vicende, quasi per nulla, a parte Costumi, i qualche costumi, riferimento qualche minimo. riferimento, esatto. In questo contesto si sviluppano i mondi interiori dei nostri personaggi. Quindi abbiamo Frank, che è questo signore di mezza età abbastanza ossessionato dal lavoro e dalla mania dei soldi e dalla paura di non arrivare a fine Poi mese. abbiamo un George. È uno squalo dell'ambiente commerciale, un cliente di Poi Frank. abbiamo la moglie di Frank, donna, che è una donnina di mezza età, credo, della stessa età di Frank. È molto chiusa in se stessa, molto ferma in un punto. Poi c'è il padre di Donna, quindi il suocero di Frank, che invece è un povero signore giunto alla fine della sua esistenza, consapevole di questo. Hal, che è un collega di Frank, è il personaggio più visibilmente problematico. Ecco, diciamo che da subito si capisce che soffre di depressione, che ha dei gravissimi problemi nella sua vita che non riesce a risolvere, eccetera. Questi problemi vengono fuori non come succede negli spettacoli normali, quindi nel dialogo a due normale tra le persone, ma appunto nel dialogo del personaggio con la propria coscienza, che in questa versione abbiamo incarnato fisicamente in un altro personaggio, che è proprio la coscienza che a turno prende le parti di ciascun personaggio. L'autore è Steven Berkoff, che è autore contemporaneo, tuttora in vita, credo che sia anche lui un signore di mezza età, ormai, inglese. Scrive fondamentalmente testi che più o meno girano tutti sulla stessa tematica, ossia l'incomunicabilità umana, l'immobilità. Kvetch è in primo luogo un grande manifesto della sconfitta del concetto di famiglia, per esempio. E scrive in un modo estremamente grottesco. Quindi sono tutti concetti trattati con ironia, senza particolare pesantezza. Sono quei testi che leggi, ridi e poi dopo un attimo ti fermi e dici: oddio, aspetta, questo non faceva ridere, però hai riso intanto. Quali sono le impostazioni registiche, se avete usato qualche caratterizzazione particolare per i personaggi? Non necessita di un'analisi introspettiva del personaggio, cioè non siamo di fronte a delle psicologie complesse da dover sviscerare Anzi, o vengono cose proprio simili. dichiarate nero su bianco a livello di copione. È molto semplice da questo punto di vista. È più Esatto. difficile trasmettere magari un'evoluzione tra i personaggi, di Esatto. comunicazione tra personaggi, perché poi molto spesso non c'è nemmeno. E quindi noi andiamo a rappresentare proprio questa incomunicabilità a livello fisico, reale, materiale, quasi che la puoi toccare. A quando il debutto? Lo spettacolo è il 29 aprile alle 4 di pomeriggio al Bloom di Mezzago e siete tutti quanti invitati!